piazza! Teatro, balletti, musica di piazza! E quindi, cos'è la cultura di una nazione? Correntemente si crede che tra persone colte che essa sia la cultura dei politici, dei professori, degli intellettuali, dei letterati, dei cineasti. Danza, teatro e musica, i tre elementi che si sono alternati e mescolati sul palco allestito all'interno del Parco Archeologico Nisseno per la rappresentazione di Presente e Passato Pasolini della compagnia di danza MDA Mimo Danza Alternativa, dal carteggio e pilade di Pierpaolo Pasolini con la regia di Aurelio Gatti. Un progetto che parla di una necessità di cambiamento dal punto di vista sociale, culturale, economico, attraverso la visione di Pasolini, nell'anno in cui ricorre un anniversario, 100 anni dalla sua nascita. Il poeta, scrittore, regista e autore viene visto nello spettacolo come fosse un tragico greco, un intellettuale critico nei confronti della modernità, capace di guardare al futuro non dimenticando il passato. L'invito di Pasolini è cercare di capire perfettamente qual è il nostro passato per salvaguardarlo come se fosse una cosa preziosissima. E in più Pasolini è poeta, ma anche preveggente. Quando Pasolini disse quando non ci saranno più gli alberi, i fiori, le api, il mondo classico sarà finito. Sembra quasi che stava raccontando quello che stiamo vivendo oggi, cioè un momento in cui non è un problema climatico, ma è un problema di cultura che deve chiedere a tutta l'umanità di rallentare per poter rendersi conto di quale straordinarietà è questo mondo che ci ospita. 11 attori, un musicista, artisti a tutto tondo coinvolti nel progetto. Un principio fondamentale che è sia della lirica, poesia lirica, sia della lirica intesa come opera lirica. Fondamentalmente sono tante, numerose voci soliste, però in grado di misurarsi in una unitarietà. In effetti lo spettacolo è quasi ambientato in un circo. Cos'è un circo? È un microcosmo dove tutti hanno il proprio numero, ma dove tutti devono stare sotto lo stesso tendone. E questa è la straordinarietà di tanto del messaggio anche pasoliniano. Quello di domenica 21 agosto è stato l'ultimo appuntamento in città della manifestazione regionale Teatri di Pietra, una location, quella del Parco Archeologico, in cui il regista era già stato in passato. E proprio qui a Caltanissetta abbiamo fatto un altro allestimento che è stato ritenuto importante, che era il Ratto di Proserpina, guarda caso, di Rosso di San Secondo. Perché è importante non fare manifestazioni classiche in quanto categoria, ma cercare di far capire che tanto del nostro patrimonio può essere veramente ispiratore di stili di vita e di gusti per vivere meglio il presente.